mia speranza. Così Sant'Alfonso Maria de Liguori definiva la Vergine Maria. Maria, dolce speranza dei tuoi figli, di tutti i tempi e di tutto il mondo. Mai come in questo tempo rivolgerci alla Madonna ci aiuta a vincere la paura, lo smarrimento e le difficoltà causate dal coronavirus. Ogni anno, nell'ultimo sabato di maggio, le nostre comunità partono a piedi per raggiungere il santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Un percorso fatto nella preghiera e nella penitenza del cammino, che porta i frutti della celebrazione del mese mariano ai piedi della Vergine. Ogni anno, anche quest'anno. Ci andiamo virtualmente, ma con lo stesso fervore e la stessa gioia di presentarci dinanzi a lei. Ci andiamo pregando le dolci parole della supplica che il beato Bartolo Longo compose guardando il suo dolce volto misericordioso. La Madonna accolga questo nostro virtual cammino in attesa di poter correre realmente dinanzi a lei quando ci sarà possibile. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O augusta Regina delle Vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi. O Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi raccolti nel tuo tempio di Pompei e fondiamo gli affetti del nostro cuore, e con confidenza dei figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci rosicchiano. O Madre, implora per noi misericordia del tuo Figlio Divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi, che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quali sei, Regina di pace e di perdono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi gementi stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppure offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te. Ci abbandoniamo come deboli figli fra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un'ultima grazia, noi ora ti chiediamo, o Regina, e non puoi negarci. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante, e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetto. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancora questo, o Madre. Concedi il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti, e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza degli assalti dell'inferno, porto sicuro del comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accenno delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve. A te clamamus, Senhor.
Carissimo fratello e pastore della Chiesa di Nola, Monsignor Francesco Marino, carissimi sacerdoti, pellegrini di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, ogni anno, nel cuore della notte dell'ultimo sabato di maggio, vi mettete in viaggio e percorrete a piedi quei 12 chilometri che separano la vostra bella terra dal santuario di Pompei, che è la dimora della Madonna del Rosario e casa di tutti noi, suoi devoti. Non è mai un cammino silenzioso, ma la fatica dell'incedere è sempre sostenuta dalla preghiera, che si fa così dolce dialogo con la Mamma del Cielo. E non finiremo mai di esprimere la nostra gratitudine per la vostra testimonianza di profonda devozione mariana, quell'amore per la Madonna che ci rende davvero fratelli e sorelle. Quest'anno il dilagare di una epidemia, prova misteriosa e dura per l'Italia ed il mondo intero, vi ha costretto a rinunciare ad un gesto così semplice e profondo. Poiché è grande il vostro amore per Maria Santissima, è immaginabile quanto sia altrettanto grande il vostro dispiacere. Ma anche in queste circostanze dobbiamo cercare di leggere la volontà di Dio, la sua voce. Speriamo davvero che presto possiate venire in santuario per pregare al trono di Maria insieme a migliaia di altri fedeli, finalmente liberi da ogni paura. È una speranza ben salda nella fede. Sì, davvero presto potrete venire a pregare in santuario e, come vostra abitudine di figli devoti, portare un fiore alla Vergine Maria. Ma prima che questo giorno arrivi, offrite alla Madonna di Pompei i fiori della vostra pazienza, del vostro rispetto per le disposizioni sanitarie con cui vi prendete cura non solo di voi, ma anche dei fratelli. Offrite a Maria il vostro rosario, recitato con fede, nella certezza che ella ci prende per mano e ci porta a Gesù. Offrite anche il fiore di un'opera buona, di un aiuto concreto ai tanti fratelli ancora più fragili in questo tempo. Offrite un sorriso, una parola di conforto per chi vive solo e ammalato o attraversa un momento di particolare sofferenza spirituale. È il modo che abbiamo per imitare Gesù e la Vergine Maria, che impariamo a conoscere e ad amare sempre di più ogni volta che meditiamo anche un singolo mistero del Rosario. Grazie alla preghiera restiamo uniti spiritualmente, in attesa di incontrarci in santuario quanto prima, con maggiore calore e affetto. Vi benedico di cuore e vi aspetto a Pompei. Virgo